Ed eccoci nuovamente insieme in diretta in Voce delle Chiese, diretta speciale di questa domenica 21 maggio. Di solito non siamo in diretta non il 21 ma la domenica pomeriggio con Voce delle Chiese. Oggi invece sì, perché appunto siamo in trasferta come tante altre trasmissioni, tanti altri programmi del nostro palinsesto in occasione del Salone del Libro di Torino. Inaugurato giovedì scorso, terminerà domani, lunedì 22 maggio, e abbiamo avuto il piacere di incontrare già tante persone, tanti ospiti, e presento subito la nostra ospite che è venuta a trovarci, Maria Teresa Pizzulli. Ciao Maria Teresa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, finalmente ci vediamo anche di persona, perché in realtà il libro che presentiamo adesso l'avevamo già presentato in Voce delle Chiese ma via telefonica, e oggi invece lo facciamo pure vedere. Eccolo qui il libro di Maria Teresa Pizzulli, Compositrici tra vita, arte, spiritualità, musica sacra ritrovata, edizioni Magister. Ha già fatto il giro d'Italia questo libro, vero Maria Teresa? Sì, diciamo che sto effettuando dei concerti, delle presentazioni in forma di concerto, e quindi sto facendo ascoltare le musiche di queste donne, di queste compositrici minori, poco conosciute, poco note. È un filone davvero insolito e misconosciuto, quello della musica sacra al femminile. Io mi sono ispirata ad un lavoro di una presbiteriana, Eve Manson Smith, che verso la fine dell'Ottocento, un'americana, era cantante, pianista, ricercatrice. Insomma, diciamo che era una musicista appassionata dell'innologia e del mondo delle chiese. Lei fece una ricerca e scoprì che molta musica religiosa era prodotta dalle donne, per cui scrisse un libro, La donna nella musica sacra. Quando io ho trovato questa figura mi ha emozionata e ho detto, bene, non sono la prima, continuo questo lavoro che dall'Ottocento ad oggi ha prodotto sicuramente tante altre figure che ho ritrovato, di compositrici in tutti i generi musicali e in tutte le confessioni religiose, a partire anche dal cattolicesimo. Poi io ho approfondito un po' l'area protestante, mi interessava di più, dove effettivamente sono più prolifiche, e quindi ho trovato tante figure meravigliose di grandi compositrici come Fanny Mendelssohn, che scrisse nel 1831 per la fine del colera la cantata, e la scrisse prima di suo fratello Felix, prima che suo fratello scrivesse l'oratorio. Quindi il filone della musica sacra al femminile è fondamentale nella storia della musica. Ci sono poi tante compositrici note come la Amy Beach, grande compositrice che ha scritto tantissima musica corale. E quindi sono in buona compagnia, cioè leggere questo libro significa ascoltare anche le storie di queste donne. Infatti io ho voluto intitolarlo Compositrici tra vita, arte e spiritualità. Per unire i tre temi, anche per diciamo spiegare che sovente sono tre temi che già sono uniti tra di loro nella vita di queste donne, perché poi si intersecano profondamente gli aspetti della vita personale con quelli della ricerca di fede e con quelli della passione, lavoro che può essere appunto il lavoro della musicista, della compositrice. Tra l'altro, ecco, tu dicevi giustamente, nelle presentazioni ne hai già fatte, ma adesso tu non sei da sola a fare la presentazione di questo libro, adesso ci racconterai con chi le fai, però in effetti sovente abbinate non solo la presentazione, diciamo, letteraria, ma una presentazione di accompagno musicale, proprio perché anche in questo caso i due ambiti non possono essere divisi l'uno dall'altro. Sì, io ho una grande interprete che mi accompagna ed è mia sorella Carmela Pizzulli, violinista e cantante, e con lei io esploro queste pagine
E stiamo facendo un lavoro bellissimo anche grazie all'8x1000, che ringrazio perché ci ha dato un sostegno. Delle Chiese Battiste. L'8x1000 delle Chiese Battiste ci ha dato un sostegno per questo progetto di concerti in Italia e anche di registrazione di un CD che andrà a rilevare queste figure di donne, alcune ovviamente. E in questo progetto c'è anche la mezzosoprano Maria Pia Labbate, con la quale faccio delle pagine meravigliose, diciamo con aria e recitativo, quindi un genere molto interessante che ho trovato. E c'è anche una valdese, la Magalì alla fisarmonica. Quindi alla fine dell'anno completerò questo CD. Allora, tu in questo volume Compositrici Spazi nei viaggi nei secoli, nel senso che non ti sei soffermata su un ambito temporaneo specifico, ma appunto spazi dal passato un po' più lontano a invece al passato un po' più recente, così come spazi nelle nazioni, negli stati, nei continenti. Simbolo questo esempio di una ricerca che secondo me è stata abbastanza intensa. Diciamo che le mie serate al computer, scartabellare tra archivi e documenti, e sugli archivi e insomma tra i vari libri che avevo, è stata intensa. Sì, ho esplorato non tutti i continenti e non tutta la musica sacra, chiaramente ho esplorato la musica di matrice cristiana, ebraica, anche mormone. Le mormone che mi hanno affascinato per veramente il proliferarsi di musiche nelle loro attività. E quindi ho attraversato anche i secoli, sono partita dal Medioevo perché appunto le donne nei conventi femminili erano promotrici di cultura ed erano le prime compositrici di musica sacra. Chiaramente i secoli le hanno zittite perché sappiamo che nella prima cristianità le donne partecipavano alle cerimonie, ma poi quando ci sono state le chiese e le cattedrali sono state estromesse, la loro voce non la si poteva udire addirittura, quindi le voci femminili non si potevano udire, non potevano cantare. E il percorso è stato lungo, doloroso, quello delle donne. Con la riforma e in avanti c'è stata finalmente un'apertura, posso dire, nel ministero musicale di queste donne, cioè finalmente si sono appropriate della parola attraverso la musica e hanno annunciato la loro fede, perché poi alla fine la musica sacra è questo e fa parte dell'annuncio di questo contatto che l'artista ha con Dio. E per dire una cosa molto bella che a me piace dire, di Paolo Ricca, che lui dice: Dio è un artista. Quindi l'artista si mette in contatto con un altro artista, con Dio, e cerca di rappresentare questo rapporto che ha con lui, e lo fa attraverso le note, in questo caso. Bello. Beh, poi insomma sappiamo che nella realtà protestante la musica davvero da sempre ha un'importanza rilevante, è proprio una parte fondamentale, ecco, della liturgia, della composizione stessa, del momento di preghiera, di riflessione, del culto, e quindi insomma ancora di più, ecco, questo emerge in modo particolare. Allora, Maria Teresa, al prossimo appuntamento di presentazione del libro, sai già quando sarà, ce lo puoi dire? Avete in calendario qualcosa? Allora, ho qualcosa in autunno, probabilmente in Valpellice sto aspettando qualcosa per il mese di giugno, non so ancora, però nell'autunno ci saranno altri appuntamenti sicuramente. Bene, allora noi li seguiremo, li ricorderemo come facciamo sempre. Grazie Maria Teresa Pizzulli, autrice di questo volume Compositrici tra vita, arte e spiritualità, edizioni Magister.